quest'anno abbiamo riscontrato una grandissima richiesta di elfi di Babbo Natale, come questo che vedete su questo albero che abbiamo preparato, e perché in America c'è una tradizione molto particolare che sta arrivando anche in Italia, e nonché quella di nascondere un elfo ogni mattina all'interno delle proprie abitazioni, e quando i bambini si svegliano incomincia la caccia alla ricerca dell'elfo e non possono andare a toccarlo proprio perché l'elfo perderebbe la sua magia. Ed è molto carina secondo me come iniziativa, perché tutti i giorni il bambino si sveglia alla ricerca della magia del Natale. E a proposito di magia del Natale, abbiamo preparato una serie di iniziative ad hoc per i bambini ma anche per i più grandi, e difatti tutti i weekend ci saranno tantissime cose da fare, ad incominciare dalla casetta di Babbo Natale. Oh, oh, oh! Ciao bambini, vi aspetto qua! Tutti i weekend Babbo Natale vi aspetterà all'interno della sua casetta, e per tutti i bambini che vorranno fare una fotografia e che vorranno consegnargli la magica letterina. Inoltre, sempre tutti i weekend, ci saranno diversi laboratori ai quali i bambini potranno partecipare. Il primo tra tutti è sicuramente quello della letterina di Babbo Natale, dove, attraverso l'aiuto degli elfi di Babbo Natale, ci sarà la possibilità di scrivere la letterina e poi di consegnarla alla casetta e a Babbo Natale che abbiamo appena visto. Regaleremo ad ogni bambino un piccolo albero di Natale e lo rinvaseremo in un vaso leggermente più grande. Questa iniziativa, oltre a far mettere le mani nella terra ai bambini, ha l'obiettivo di sensibilizzarli sul rispetto della natura. Eccoci davanti al presepe con figura a grandezza naturale, dove tutti i weekend i bambini troveranno un piccolo pony e una dolce cavallina. Ci sarà la possibilità di fare un giro a cavallo all'interno del santo presepe e di fare anche una foto davanti alla Natività. E tutto questo in collaborazione con il Pino Ranch. La novità di quest'anno è la collaborazione con la Zero Limits di Pesaro in via degli Abeti numero 10, che ci ha consegnato dei fantastici trattorini e abbiamo insieme realizzato la Zero Limits Tractor Track, una pista per bambini dove cercheranno di arrivare fino all'arrivo attraverso un percorso non facile, in sella a dei fantastici piccoli trattori da spingere o con cui pedalare. E per tutti i bambini, tanti piccoli animaletti da scoprire, come questa dolce gallina moroseta, dal suo nome Moro per via della pelle completamente nera e Seta per il piumaggio particolarmente bianco e morbido. Oltre le tantissime iniziative che abbiamo appena visto, laboratori e attività per i bambini, per i più grandi abbiamo anche un ampio showroom natalizio con tantissime decorazioni, alberi, palline, lanterne lavorate artigianalmente, centro tavola e soprattutto tantissime piante, perché questa è la nostra natura. Vi aspetto qui al Garden Center Florio di Pesaro, perché tutti i giorni sarà Natale, ma i weekend saranno magici, e attenzione perché potrebbe nevicare!